Primo è quello di un inizio di un anno solare che ha sempre un certo significato nella nostra vita, noi glielo diamo, come guardare, finire un periodo e cominciarne un anno, fare un attimo di bilancio, se mai lo facciamo, insomma anche solo con parole brevi, un anno buono, un anno cattivo, un anno speriamo sia passato la svelta, la speranza su un anno nuovo, le attese, magari un po' le paure, a seconda di come siamo messi ciascuno di noi. E poi da tempo la Chiesa propone questo primo anno la preghiera per la pace, dai tempi di Paolo VI, c'è un messaggio sempre del Papa per questa giornata della pace, poi tutto gennaio un pochettino è un tema che è un mese che si ripresenta, il tema della pace, le diocesi, anche la nostra nell'ultima domenica, si fa sempre un'attività, una camminata, alcune proposte di riflessione sul tema della pace. In questo mese noi abbiamo da tanti anni con la settimana di preghiera per l'unità della Chiesa, e la Chiesa anzitutto lavora per la pace perché realizza la pace dentro di sé, prima di predicarla agli altri. Poi abbiamo una giornata del dialogo cristiano-ebraico, anche questo è importante per la pace, della Chiesa, per la pace nel mondo. E tutto questo la liturgia lo pone sotto il segno della divina maternità di Maria. È sempre il mistero del Natale, che in questo tempo appunto natalizio viene visto, ci viene proposto da vedere, da considerare, da meditare sotto l'aspetto della divina maternità di Maria. La divina maternità di Maria ci parla di Gesù come Maria, e dall'altra parte la Chiesa ci parlano del mistero, cioè della presenza di Dio, perché il mistero cristiano, quel mistero che è Gesù il mistero della nostra vita, un altro, vuol dire il dono della grazia fatto a noi, no? Paolo nella lettera agli Efesini, quel mistero nascosto fin dai secoli, ora rivelato, questo termine mistero, soprattutto presente nel Nuovo Testamento, nella lettera Efesini e Colossesi, lì che prende consistenza questa espressione che nel mondo antico greco aveva un po' altri significati, i riti misterici, i riti degli iniziati, le religioni misteriche erano proprie di alcuni, rivelazione a pochi. Invece nel cristianesimo il termine mistero non ha più questo significato aristocratico, elitario, ma diventa il mistero nascosto ma ora rivelato, ed è Gesù. Dio ha pensato fin dalla creazione, ci dice il Nuovo Testamento, appunto gli Efesini, Colossesi, ha pensato a Gesù. Gesù non è venuto solo perché l'uomo aveva peccato, perché per mezzo di lui tutte le cose sono state create e sono in vista di lui. Egli è l'alfa e l'omega. Allora noi cominciamo un anno all'insegna di Gesù, l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine di tutto. Allora la speranza cristiana, l'attesa cristiana piena di un po' di timore, di tremore, sempre anche con la certezza che sarà un anno all'insegna del Signore Gesù. Egli ci svelerà il senso anche di quest'anno per la nostra vita, egli che ci mostrerà le possibilità di quest'anno per la nostra fede, un anno di cammino per la nostra fede. La fede la si può vivere in tutte le situazioni, anzi la fede è proprio l'atteggiamento e la scelta che ci aiuta a vivere ogni periodo, ogni situazione. Quindi noi possiamo iniziare un anno, in questi tempi, in questi ultimi anni li iniziamo tutti con la sensazione che le cose non stanno peggiorando attorno a noi, i problemi che sappiamo tutti, che abbiamo, una maggiore povertà qua e là, il problema del lavoro, questi problemi che non sto qui io a dire, altri li sanno meglio di me, insomma, tutti noi poco li sappiamo, ma dentro questo siamo chiamati a vivere un anno nella fede. Allora il Papa tra l'altro ha programmato questo anno, anno della fede, e quindi è un'occasione in mezzo alle difficoltà per credere ancora di più, per rendere la nostra testimonianza di fede a Cristo Signore.
ed egli è la nostra pace, come dice sempre Paolo, egli che dei due ha fatto una cosa sola. Dice Paolo, è un ebreo che pensa il mondo diviso tra ebrei e gentili, questa è la grande divisione, dice questo mondo diviso in due parti è Cristo che lo riunifica, riunificando ebraismo, mondo ebreo e mondo ormai cristiano, ecco, egli realizza la pace. La pace appunto come, non come fatto puramente negativo, ma tante volte è già importante che non usiamo violenza e ci rispettiamo, ma pace in senso positivo, quello biblico, l'augurio, allora grazie e pace a voi da Gesù Cristo, nelle lettere paoline che inizia così, la messa che spesso iniziamo così, a ritrovare anche il senso di questa espressione che è l'annuncio, è Gesù la nostra pace, quando diciamo il Signore sia con voi, ci auguriamo la pace, Gesù è la pace, noi che ricorda e realizza per tutti gli uomini, ecco, quell'unità che Babilonia, Babele, ecco, aveva distrutto. Babilonia, Babele, sono l'emblema del male che frantuma, ecco, invece riportate quell'unità profonda, ecco, che Dio ha voluto per mezzo di Gesù e vuole per mezzo di Gesù, che è la pienezza del vivere, come ci insegna la Bibbia, con la pace, i brani di Isaia che ho letto lungo l'avvento, ecco, il bambino e poi le reni al trono, ecco, che sarà segno di pace, non più di guerra, ecco. Un re, a quel tempo difficile pensarlo, che non sarà più un guerriero, ma porterà la pace con lui, ecco, le lance saranno puntate in aratri e così via, questi sogni che già il Vecchio Testamento faceva, e noi dobbiamo ancora continuare a sognare che il Signore ci porti questa pace, la pace dei luoghi dove siamo, la Siria in modo particolare, può essere a noi vicina in questo momento, la comunità cristiana siria che voglio un po' tutti, ma anche la situazione difficile dei cristiani nelle varie parti del mondo, pensiamo ultimamente in Nigeria, ma è il primo eccidio di cristiani, migliaia di cristiani che vengono uccisi in ragione della loro fede. Questo certo non aiuta la pace, ma poi anche una situazione economica che può sviluppare conflitti molto gravi anche da noi in certe zone. Allora, ecco, noi chiediamo la benedizione del Signore su questo, perché in tutte queste situazioni che non possono non essere un po' di conflitto, quando uno sta meglio, l'altro sta peggio, quando l'impressione è che magari l'equità, la giustizia non vengono ben garantite. E questo però è un cristiano che deve dare la sua testimonianza, e noi chiediamo al Signore che aiuti tutti noi e tutti i cristiani a dare la nostra testimonianza resa alla pace, nella ricerca comunque di ciò che è comune, di ciò che può legare, perché è solo attraverso la pace, che significa anche appunto un lavorare nella solidarietà, che può portare comunque, ecco, a risolvere i problemi. E la grande immagine di oggi è l'immagine di Maria e della virginità di Maria. La virginità di Maria che cosa ci rivela? Ci rivela fondamentalmente l'unità dell'uomo con Dio, l'unità dell'uomo con Dio. Questa virginità feconda, questa maternità virginale, due parole che sembrano stare insieme. Invece in questo proprio ci viene detto che cosa? Ecco, ci viene detto che l'intervento di Dio nel mondo non disintegra, non lede, ecco, la pienezza di vita, ma anzi la consacra. C'è una preghiera che noi diciamo talora nel messa della Madonna, che dice che la nascita di Gesù non ha disgregato, non ha rovinato l'integrità della madre, ma l'ha consacrata. È un po' il tema di oggi, no? La virginità di Maria nella sua maternità significa la domanda dell'angelo di maternità e il dono della maternità, ecco, non hanno eliminato, non hanno distrutto la virginità, cioè l'integrità di Maria. L'integrità vuol dire essere pienamente se stessa, vuol dire la maternità da una parte qual è il significato della maternità? È il dono di sé, è l'apertura anche fisica di se stessa a un altro. E questo dono di sé, ci dice la liturgia, ci ricorda la preghiera della Chiesa, non lede, non
distrugge la persona ma anzi la esalta. La maternità è segno di apertura di sé, di dono alla vita nascente e insieme esaltazione, ecco, della persona. E ora ci riporta sempre al cuore della fede, perché la fede è questa accoglienza, ecco, di un altro che è Dio, e sentendolo non come qualcuno che ci umilia, che ci distrugge, che ci obbliga, ma come qualcuno che riempie la nostra esistenza, come pienezza, e la pienezza è sempre, trova il suo corrispondente nella pace. Pace è questo vivere, poter vivere pienamente se stessi, la propria esistenza, senza paure, è la pienezza dei doni. Allora, ecco, la divina maternità di Maria, la verginità di feconda di Maria, questi due termini che sembrano non poter stare insieme, invece, ecco, questo è il mistero della fede, questo è il mistero della rivelazione, questo è Gesù, il figlio del Padre, l'Eterno, che entra nella nostra vita per salvare, per portare a compimento, per portare a realizzazione. E noi potremmo dire Dio in Gesù è per noi. E se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Dice Paolo in una sua lettera. L'esperienza cristiana è l'esperienza di un Dio che è per te, è per la tua vita, è per la tua beatitudine. Egli è per te benedizione. Ecco la parola, l'altra parola del Vecchio Testamento, la benedizione. Ma Dio ci ha benedetti in Cristo, sempre lettera agli Efesini. E allora noi diciamo benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché ci ha benedetti. Ci ha benedetti in Cristo. All'inizio dell'anno noi stiamo davanti a questa benedizione che sta sulla nostra esistenza, che è Cristo Gesù. Allora ecco Dio che è per noi benedizione e pace. L'incontro con Dio è il luogo, e questa è la proclamazione che stiamo di fronte ai conflitti, alle difficoltà, alle guerre, la fede cristiana dice è nell'incontro con Dio che nasce la pace, è nell'incontro con Dio che l'uomo può realizzare e ricevere la pienezza del vivere. Allora ecco l'Eucaristia, questi umili e poveri segni, il pane, il vino messi in mezzo a noi, distribuiti, che rinnovano continuamente questo mistero del donare per essere sempre di più. Maria, che nella maternità apre anche il suo corpo fisico al mistero, anche fisicamente si apre al mistero di Dio, come segno della Chiesa, del cristiano, che donando, distribuendo, ecco, come il pane della moltiplicazione dei pani, che più se ne dà e più ce n'è. Ecco, così più noi diamo e più noi siamo. E questa è la benedizione sulla vita che Gesù ci ha insegnato, ci va insegnando e ci aiuta.